Bene ragazzi, bentornati. Ed è tornata anche la piccola Sofì. In realtà non è più così tanto piccola, ha un anno, la mia gatta portafortuna, eh? La gatta che io e la mia compagna abbiamo salvato perché stava morendo di stenti, di fame, di freddo nel giardino, abbandonata a un mese, un solo mese di età. L'abbiamo salvata, l'abbiamo accolta a casa nostra, vero Sofì? Come ti trovi con noi? È un po' aggressiva, forse questo dipende dalla mancanza di affetto e di contatto che ha avuto nel primo periodo di vita, quando appunto è stata abbandonata, chissà com'è sopravvissuta. Sofì, non mordere, morde, non mi artigliare. Va bene, ora la facciamo andare perché, cioè, è così un pochino manesca nel modo di giocare, aia. Un pochino mordesca nel modo di giocare. Beh, un bel saltello, Sofì. È saltello. Allora, parliamo dei popoli, delle popolazioni precolombiane. Ricordate, Aztechi, Maya, Inca. Abbiamo trattato delle loro caratteristiche nelle scorse lezioni. Adesso dobbiamo vedere purtroppo come vengono conquistate, ferocemente conquistate, sottomesse. Con gli abitanti che vengono massacrati o che muoiono, vedremo per tanti motivi, dagli spagnoli, ma non inizialmente dalla corona spagnola, dalla monarchia spagnola, dallo Stato spagnolo, ma da parte di conquistadores, da parte di avventurieri. Allucinati dall'idea di conquistare bottino, di conquistare oro, che non rispondevano alle leggi della madrepatria. Prima di tutto, noi abbiamo visto che gli spagnoli con Cristoforo Colombo sbarcano. I primi territori che trovano e di cui prendono possesso sono le Antille. Prima le piccole Antille, che però gli spagnoli non occupano quasi per niente, perché le piccole Antille sono abitate da indigeni terribili, i Caribi, quelli che daranno il nome a Caraibi, Antille o Caraibi, è la stessa cosa, ma Antille era una parola preesistente anche al primo viaggio di Colombo. Si supponeva che potesse esistere Occidente, un'isola che si chiamava Antilla, quindi era un nome preesistente anche alla scoperta d'America, mentre Caraibi è un nome successivo che deriva da questo popolo dei Caribi nelle piccole isolette delle Antille, che erano terribili, andavano in giro nudi, erano molto primitivi, ma con delle cerbottane, loro con delle cerbottane sparavano dei proiettili avvelenati che uccidevano. Insomma, poi nelle piccole Antille non c'era granché, quindi gli spagnoli non occupano le piccole Antille, pur essendo Colombo sbarcato in un'isola delle piccole Antille. Vi ricordate, un'isola delle Bahamas? Le piccole Antille saranno occupate soprattutto da francesi e inglesi nel 600 e nel 700. Che cosa succede? Che gli spagnoli all'inizio del 500 ovviamente occupano soprattutto le grandi Antille, cioè Haiti, che noi abbiamo chiamato Haiti, no? Quando abbiamo detto Colombo è arrivato, con un nome francese successivo, però gli spagnoli la chiamavano l'isola di San Domingo, oggi a volte si chiama Santo Domingo, no? Oppure Haiti, o poi Porto Rico, Giamaica, Cuba, ovviamente tutti i posti in cui lo stesso Colombo era stato. Gli spagnoli inizialmente sono molto frustrati rispetto ai successi dei portoghesi. Ricordate che i portoghesi, a parte il Brasile, insomma, che era povero, avevano ottenuto il controllo sulle isole delle Spezie. Ve le ricordate, le Molucche? Le isole di Sonda, di Banda, di Celebes, ma inizialmente soprattutto le Molucche, da cui i portoghesi portavano le spezie in Europa, guadagnavano moltissimo, e invece gli americani con questa costa, con queste isole dell'America, non avevano ottenuto niente. Ricordate, non vi erano particolari ricchezze. Motivo in più per gli spagnoli per cercare di sfruttare il più possibile
il più possibile queste isole delle Antille, malgrado non vi fossero le ricchezze, non vi fosse oro, pepe, non vi fosse il pepe e le spezie che i portoghesi negli stessi anni stavano trovando nelle Molucche, insomma in Indonesia, in Asia. E c'è anche un re di Spagna, che è Carlo V, che vi ricordo diventa re di Spagna nel 1517, che cercherà di contendere ai portoghesi le Molucche. Farà una spedizione nelle Molucche nel 1525, fallita, e poi dovrà cedere, cioè nel 1529 Carlo V, re di Spagna e imperatore, firma un trattato con i portoghesi, con il quale cede agli stessi portoghesi le Molucche in cambio di una grossa quantità di oro. D'altra parte Carlo V, lo sapete, nel ciclo di video lezioni che lo riguarda, ne abbiamo parlato, era molto impegnato nelle guerre in Europa, non poteva permettersi anche una guerra coloniale, una guerra nelle colonie con i portoghesi. Quindi niente, gli spagnoli devono cedere ai portoghesi, devono rinunciare alle Molucche, alle isole delle Spezie in Indonesia. Ricordate che gli spagnoli in quell'area possedevano solo le Filippine perché Magellano era approdato lì, nelle Filippine. Tuttavia, nel 1529, quando Carlo V rinuncia ufficialmente e definitivamente alle Molucche, le lascia ai portoghesi, la Spagna ha già trovato delle grandi ricchezze in America e non certo nelle Antille. Vedremo poi dove, ovviamente lo sapete già, queste grandi civiltà precolombiane, dove abbondava l'argento e l'oro, ma soprattutto l'oro. Quindi gli spagnoli trovarono qualcosa di non meno redditizio del pepe e delle spezie dei portoghesi in Asia. Allora, per quanto riguarda le Antille, c'è soltanto un oro alluvionale. Vi ricordate? Pagliuzze di oro nei fiumi che discendono dalle montagne. Gli indigeni delle Antille vengono con ferocia e con crudeltà incatenati e sfruttati fino allo sfinimento. Danno loro dei setacci, ovviamente, per raccogliere queste pagliuzze di oro alluvionale. Cosa succede? Succede che però ben presto questi indigeni nativi americani delle Antille muoiono in enorme quantità a causa delle malattie portate dagli europei. Queste malattie saranno uno dei principali fattori dello spopolamento, del crollo demografico, delle morti, delle tragedie delle popolazioni americane. Erano vissute queste popolazioni di nativi americani per migliaia di anni separati da Europa, Asia, Africa, non conoscevano il vaiolo, il morbillo, ma anche la semplice influenza, non avevano gli anticorpi contro queste malattie e quindi morivano come mosche, morivano in percentuali enormi di vaiolo, di morbillo, ma ripeto, anche una semplice influenza per loro era letale, non avevano sviluppato, non avevano gli anticorpi, non avevano sviluppato le difese immunitarie verso queste malattie. Facciamo solo l'esempio di Santo Domingo, una delle isole più sfruttate per l'oro alluvionale. Gli indigeni di Santo Domingo si chiamavano Arawak. Muoiono non solo per gli stenti della condizione di schiavitù in cui sono costretti a lavorare, ma è proprio per il vaiolo e per altre malattie. Nel 1492, all'arrivo di Colombo, una stima, ovviamente imperfetta, ovviamente imprecisa, una stima approssimativa, ipotetica, dice che questi nativi di Santo Domingo nel 1492, quando arriva Colombo, erano 600.000. Nel 1527 si sono già ridotti a 27.000. Da 600.000 a 27.000 sono morti tutti per le malattie. Allora, che cosa succede? Prima di tutto, gli spagnoli decidono di abbandonare le Antille perché, insomma, dopo aver raccolto l'oro alluvionale non c'erano particolari ricchezze, e di esplorare il Messico, naturalmente, di andare a esplorare il Messico.
Ovviamente che cosa fanno le Antille? Attenzione, le Antille vengono avviate alle piantagioni di canna da zucchero. È normale che sia così. I portoghesi avevano già fatto questo, vi ricordate, anche nei primi atolli che avevano colonizzato nell'Atlantico, a Madeira, nelle Azzorre, vi ricordate? Le piantagioni di canna da zucchero. Per coltivare la canna da zucchero servono gli schiavi neri africani che i portoghesi già avevano portato, deportato nelle Azzorre o a Madeira, che erano isole spopolate quando i portoghesi le avevano per primi scoperte. E allora inizia la terribile epoca della tratta degli schiavi neri dal Golfo di Guinea e non solo, anche più a sud, in Congo, in Angola, comunque da tutta la costa occidentale dell'Africa. Vengono prelevati questi schiavi. Inizialmente l'arrivo degli schiavi neri dall'Africa occidentale, portati dagli stessi, portati, attenzione, non dagli spagnoli, ma dai portoghesi. Ricordate, gli spagnoli non avevano basi, non avevano fortezze, vi ricordate, in Africa occidentale, mentre i portoghesi, che pian piano avevano disceso tutta quella costa, no, vi ricordate, avevano moltissimi possedimenti, moltissime fortezze. Quindi gli spagnoli comprano gli schiavi dal Portogallo, cioè sono i portoghesi che trasportano gli schiavi nelle Antille spagnoli. Tra parentesi, gli spagnoli saranno, lo vedremo anche in altri argomenti, in altre lezioni, l'unica potenza coloniale europea che non farà mai tratta degli schiavi dall'Africa verso le Americhe o verso altri territori, non perché gli spagnoli fossero più buoni degli altri, ma perché semplicemente non avevano la capacità, non ne avevano la capacità, non avevano le basi, non avevano le fortezze in Africa inizialmente. Poi, diciamo, a partire dal 600 andarono anche in declino, non potevano organizzare flotte per andare lì a prelevare gli schiavi. Quindi inizialmente nel 500 sono soprattutto i portoghesi che portano schiavi neri dalla costa occidentale dell'Africa in America. Come abbiamo detto in una precedente video lezione, i portoghesi di solito non hanno bisogno di fare razzie per prendere gli schiavi, perché li acquistano in città schiaviste sulla costa occidentale, dove gli schiavi neri vengono venduti da altri neri, cioè dalle tribù che hanno vinto e hanno sottomesso e schiavizzato gli sconfitti diventano schiavi, ovviamente i prigionieri di guerra delle tribù vincenti diventano schiavi e quindi vengono venduti dalle stesse tribù africane. D'altra parte erano già abituati a fare questo le tribù africane, perché per 5 secoli prima degli europei l'avevano fatto a favore degli arabi, avevano venduto gli schiavi agli arabi. La canna da zucchero decolla molto lentamente. I portoghesi trasferiscono schiavi nelle Antille spagnole, ma anche ovviamente nel Brasile, che appartiene a loro. Ricordate, il Brasile era l'unica colonia dell'America Latina che era andata al Portogallo, quindi trasportano gli schiavi anche per il Brasile, per il loro Brasile portoghese. Anche nel Brasile, ma questo l'abbiamo già detto in una precedente lezione, vengono impiantate le coltivazioni dello zucchero, la canna da zucchero, quindi piantagioni di zucchero sia nel Brasile portoghese sia nelle Antille spagnole. Inizialmente queste piantagioni di zucchero decollano molto molto lentamente. Perché gli schiavi neri che arrivano dall'Africa inizialmente sono molto pochi, ci vorranno molti decenni per aumentare il numero di schiavi che arrivano, d'accordo? Peraltro noi abbiamo già detto che queste piantagioni nelle Antille spagnole o nel Brasile portoghese, piantagioni di zucchero, decolleranno soltanto fino a un certo punto, non saranno mai molto redditizie, in realtà non saranno mai molto redditizie, soltanto nel 600 e nel 700, quando arriveranno potenze più potenti organizzate come Francia e Inghilterra, che conquisteranno parte delle Antille, e ovviamente l'Inghilterra con la Virginia e le colonie inglesi nel Nord America meridionale, lì invece la produzione dello zucchero sarà molto molto più elevata. Comunque, insomma, questa è la situazione. La cosa incredibile, veramente incredibile, è che
ben presto gli indigeni delle Antille si estinguono, cioè muoiono, non ne sopravvive neanche uno. Nessuno degli attuali abitatori delle Antille deriva dagli indigeni, dai nativi che avevano salutato le navi di Colombo, perché si estingueranno totalmente. Da chi discendono gli attuali abitatori delle Antille dei Caraibi? Lo sapete che molti sono neri, non è che i nativi trovati da Colombo erano neri. Ovviamente discendono sia dagli spagnoli sia dagli schiavi neri portati dall'Africa, ma non c'è più nessuno oggi che lì nelle Antille discenda dagli abitatori, dagli indios delle Antille scoperti da Colombo, perché il vaiolo, le altre malattie, la schiavitù li ha sterminati tutti. Quindi sia gli spagnoli sia i portoghesi si trovano di fronte a questo problema nelle Americhe. Gli indios delle Americhe, gli indigeni delle Americhe, i nativi americani non sono in grado di lavorare. Sarà forse per la loro alimentazione, in cui la carne è completamente assente, ve lo ricordate? Perché vengono uccisi dalle malattie, non sono adatti ai lavori pesanti, quindi non si può far conto su di loro, devono essere sostituiti da schiavi che arrivano dall'Africa, però affinché questa sostituzione sia significativa ci vuole molto, molto tempo. Quindi gli spagnoli si... Allora, prima diciamo una cosa sulla tratta degli schiavi, anche se la riprenderemo ovviamente in cicli di video lezioni successive. Abbiamo detto che la Spagna non farà mai tratta degli schiavi. Abbiamo detto non perché gli spagnoli erano più buoni, ma perché non ne avevano la possibilità. Ma non saranno sempre i portoghesi a portare, attenzione, schiavi dall'Africa in America. Ricordate che alla fine del Cinquecento il Portogallo era già in declino, la parte più ricca del suo impero coloniale, ricordate l'Indonesia, alla fine del Cinquecento venne sottratta ai portoghesi dagli olandesi, ne abbiamo parlato in una precedente video lezione, la Spagna, il Portogallo si impoverisce. Nel Seicento si inseriscono a fare traffico degli schiavi, soprattutto Francia e Inghilterra. Ma anche l'Olanda. L'Olanda inizia alla fine del Cinquecento, quindi la possiamo mettere a metà strada. Quindi i portoghesi, cioè non è sempre la stessa potenza nel corso dei secoli, la stessa potenza europea che ha la parte maggiore nel traffico degli schiavi. Cambia la potenza europea. Nel Cinquecento la maggior parte degli schiavi sono trasportati dai portoghesi. Nel Cinquecento, alla fine del Cinquecento già i portoghesi sono superati dagli olandesi, poi nel Seicento saranno superati anche da Francia e Inghilterra, ma sarà soprattutto la Francia a portare schiavi. Invece nel Settecento sarà nettamente l'Inghilterra la potenza schiavista più importante nel Settecento, l'Inghilterra, nei confronti della Spagna, con un ben preciso trattato, lo vedremo parlando nel Settecento, otterrà addirittura il monopolio, cioè gli spagnoli in America potevano comprare schiavi che venivano dall'Africa soltanto dall'Inghilterra. Ovviamente nel Settecento anche Francia o Olanda continuano a fare traffico di schiavi, però prenderà una posizione preminente l'Inghilterra, ma parleremo anche altrove di questa vergogna dello schiavismo dall'Africa che distrugge la società e le civiltà africane, ma che non erano gli occidentali ad aver iniziato per primi, perché gli arabi avevano devastato completamente l'Africa arrivando dalla parte opposta rispetto agli europei, non dalla costa occidentale ma dalla costa orientale, e avevano praticato il traffico degli schiavi, gli arabi, per 5 secoli prima che arrivassero gli europei a fare altrettanto in Africa. Quindi vedete, non siamo noi, non siamo solo noi occidentali i cattivi, eh? La storia bisogna raccontarla bene, bisogna raccontarla tutta. Quindi avventurieri spagnoli vanno in Messico, avventurieri che appunto non sono controllati dallo Stato spagnolo. Si tratta proprio spesso di persone che vanno lì per fare bottino e che sono completamente allucinati anche da un'etica, cioè loro hanno una sorta di etica militaresca, tipica della crociata. Sono molto attenti all'onore, alla dignità, ai valori militari, però sono anche spietati, feroci.
perché vengono da una crociata, ricordate, che si era conclusa non molti anni prima, quella contro il regno di Granada che si era arreso solo nel 1492. E poi erano mossi questi avventurieri da un cristianesimo fanatico che li portava a distruggere, a demolire, a insultare tutte le religioni diverse dalla religione cristiana, che per loro era il diavolo, erano la rappresentazione del diavolo. E quindi, infatti, chi è che conquista il Messico e conquista l'impero degli Aztechi? È un conquistador, appunto, proprio conquistador significa un conquistatore, significa che non sono dei soldati dell'esercito regolare, ok? Hernán Cortés. Hernán Cortés è proprio il tipico avventuriero. Questi conquistadores non erano dei personaggi famosi, non erano degli uomini d'arme affermati, non erano dei nobili, degli aristocratici, persone ricche, erano dei poveri, proprio degli avventurieri veri e propri. Cortés aveva frequentato alcuni anni di università a Salamanca, poi non sapeva bene come fare, aveva un capitale di partenza, si trasferivano nel nuovo mondo e avevano come unico obiettivo quello di razziare l'oro, le ricchezze, senza nessun rispetto per le vite, per la religione, per la dignità degli indigeni. Gli spagnoli vanno in America. È come se si trovassero all'interno di un sogno, di un'allucinazione fanatica. Questa è l'unica spiegazione proprio della crudeltà terrificante che dimostrano nei confronti degli indios che vedremo. Hernán Cortés, come vedremo poi in seguito altri conquistador, conquistano imperi, popolazioni, territori abitati da milioni di persone con poche centinaia di soldati. Com'è possibile questo? Cortés parte con solo 508 soldati. Parte da Cuba e attenzione, Cortés parte da Cuba, sbarca in Messico perché lui e altri hanno avuto notizie dell'esistenza all'interno della foresta, appunto, della civiltà azteca, d'accordo? Pensate che porta con sé un notaio. Lui nel 1519 sbarca in Messico e subito fonda una città, anche se è un simulacro di città che si chiama Veracruz, e fa scrivere dal notaio che quella città appartiene a lui e si autonomina, capite, governatore del Messico. Ma come, appena sbarcato, si autonomina governatore del Messico perché vuole dare una base giuridica alle sue conquiste e ovviamente nominandosi governatore del Messico, lui si sottrae al potere del governatore di Cuba. Quindi sbarca in Messico e marcia verso la capitale degli Aztechi. Vi ricordate Tenochtitlan, che si trova dove ora si trova Città del Messico, la capitale del Messico. Arriva a Tenochtitlan, abbiamo già detto in una delle scorse video lezioni che l'imperatore del Messico si chiama Moctezuma II. Tenochtitlan, città costruita sul lago, aveva almeno 500.000 abitanti, agli occhi di Cortés e degli spagnoli appare come qualcosa di meraviglioso. C'è oro dappertutto, oggetti d'oro, edifici costruiti in parte in oro. E gli spagnoli impazziscono nel loro brama di conquista. Moctezuma II, l'imperatore degli Aztechi, accoglie gli spagnoli in maniera molto cordiale, li fa accomodare all'interno del palazzo reale, li tiene lì come ospiti, li fa mangiare, li provvede di ogni tipo di comodità. Gli spagnoli ovviamente non hanno nessuna riconoscenza per questo ottimo trattamento, e iniziano a girare per la città di Tenochtitlan depredando l'oro, maltrattando gli abitanti e soprattutto profanando i templi degli Aztechi, di cui non avevano alcun rispetto. Entravano, distruggevano, profanavano tutto perché ovviamente erano templi pa pagani, loro erano cristiani, non potevano accettare. Sapete cosa facevano? Gli spagnoli facevano i loro escrementi all'interno dei templi o sugli altari, sui punti proprio più sacri. Insomma, gli aztechi vengono maltrattati, si ribellano, d'accordo?
si ribellano, gli spagnoli hanno la peggio, si tratta pur sempre di 500.000 persone, gli spagnoli, compreso Cortés, si devono rifugiare all'interno del Palazzo Reale. In un successivo scontro gli spagnoli sono sconfitti e devono fuggire, d'accordo? Molti muoiono, ma Cortés e altri riescono a fuggire e a ritornare sulla costa e poi a riprendere le navi e a fuggire. Attenzione, in questo primo scontro però Montezuma II muore, l'imperatore muore. Questo indebolì moltissimo, anche da un punto di vista psicologico, l'impero azteco che aveva perso la sua guida, aveva perso il suo imperatore. 2 anni dopo, nel 1521, Cortés ritorna a Tenochtitlan con molti rinforzi, sempre poche centinaia di soldati in realtà si trattava. In pochi mesi, 2 o 3 mesi di assedio, lui riesce a distruggere completamente la capitale e a fare strage dei suoi 500.000 abitanti. Com'è possibile? Questa è la cosa più impressionante che si incontra quando si studia questa storia dei conquistadores. Com'è possibile che 500, 1.000 o 2.000 soldati, quanti che siano, abbiano distrutto e sottomesso imperi abitati da milioni di persone? La risposta è sempre quella che abbiamo evidenziato parlando prima di Santo Domingo. Moltissimi abitanti di Tenochtitlan muoiono di vaiolo perché gli spagnoli portano un'epidemia di vaiolo. In pochi mesi di assedio, quelli da 500.000 si riducono a poche decine di migliaia, la maggior parte incapace anche di combattere, d'accordo? Quindi abbiamo una strage causata dalle malattie portate dagli spagnoli, dagli europei. È questo che favorisce ovviamente la conquista. Ci sono altre spiegazioni. Le armi da fuoco spaventano moltissimo gli aztechi, come avverrà con altri popoli precolombiani. La ferocia in guerra, gli aztechi non sapevano combattere come altri popoli colombiani, cioè non combattevano contro come gli europei. Che significa? Loro facevano le guerre, non è che non ci fossero guerre, ovviamente. Gli aztechi avevano infatti sottomesso molte altre popolazioni nel Messico, l'abbiamo detto. Ma le loro guerre sembravano, cioè, non si concludevano con l'uccisione dell'avversario, anche perché non avevano armi di ferro e non avevano fucili, non avevano cannoni, non avevano la polvere da sparo, non avevano armi da fuoco. Quindi spesso le guerre erano un po' come quei giochi, sapete, tipo palla avvelenata. Quando i gruppi di avversari venivano circondati, si arrendevano e spesso venivano catturati con delle reti, senza, capite, venire uccisi, feriti, senza. Spesso le guerre si facevano tra popoli precolombiani soltanto per procurarsi prigionieri di guerra che poi erano avviati ovviamente ai sacrifici umani. Cioè le popolazioni precolombiane non combattevano come gli spagnoli, non erano abituati a combattere fino alla fine, a continuare a combattere anche se qualcuno veniva ferito, quindi venivano sorpresi dagli spagnoli. Gli spagnoli combattevano con accanimento e anche se qualcuno veniva ferito, combatteva fino alla morte, combattevano anche fino alla morte, non si davano mai per vinti. Invece succedeva che nelle guerre precolombiane, quando anche solo uno dei tuoi compagni tra i soldati moriva, tutti gli altri fuggivano oppure si arrendevano. Quindi questa è un'altra spiegazione che hanno dato gli storici. Non erano abituati a combattere come gli europei, non concepivano quel tipo di guerra. Le armi da fuoco venivano viste come qualcosa, come una potenza divina. Bastava che una di loro sparasse un colpo e centinaia di guerrieri aztechi si ritiravano. Gli aztechi combattevano in maniera svantaggiosa, con armi che erano solo di osso, di pietra, combattevano seminudi, mentre invece gli spagnoli avevano le corazze di ferro, avevano le armi di ferro, oltre alle armi da fuoco. Ma ci sono altre spiegazioni.
Cosa fa durante i 3 mesi di assedio Cortés a Tenochtitlan? Tenochtitlan era una città sull'acqua dove passavano continuamente canali tra le case, tra gli edifici. Ricordate che l'agricoltura dei popoli precolombiani, ricordate, l'abbiamo detto nelle lezioni precedenti, era molto efficiente, molto sviluppata, ma era anche molto fragile. Non avevano gli strumenti, l'arato, gli strumenti di ferro, quindi l'agricoltura era basata sui canali di irrigazione. Cosa fa? C'erano quattro canali grandi intorno a Tenochtitlan. Cosa fa Cortés? Semplicemente distrugge i canali attraverso cui arrivava l'acqua. E quindi gli assediati non hanno più niente da bere e da mangiare. L'acqua non arriva. Non possono fare assolutamente niente. È facilissimo distruggere tutte le colture. Basta distruggere gli acquedotti, i canali di irrigazione, come fa Cortés. Nessuno mangia più, nessuno produce più quello che è il mais o quello che è. E quindi va bene così per quanto riguarda Cortés, che conquista incredibilmente con pochi uomini, sottomette, lascia morire gli abitanti dell'impero azteco. Guardate, c'è un'altra spiegazione della conquista così apparentemente facile degli spagnoli che mi stavo dimenticando, ma che vale sia nel caso della sottomissione degli Aztechi sia nel caso della conquista degli Inca. Gli spagnoli si alleavano con delle popolazioni locali, per esempio nel caso degli Aztechi, sapete che gli Aztechi avevano conquistato tante città-stato, tante popolazioni intorno a loro, intorno a Tenochtitlan. Ovviamente cosa fa Cortés? Si allea con queste popolazioni sottomesse dagli Aztechi che vedono nell'invasione spagnola ovviamente uno strumento per potersi liberare. Ovviamente tutti questi collaborazionisti, tutti questi popoli sottomessi che si ribellano all'impero, agli imperi precolombiani, non si rendono conto che ben presto anche loro faranno la fine degli schiavi, naturalmente. Lo stesso Cortés ha delle informazioni importanti da una donna azteca, da una ragazza azteca che si chiama Marina. Lui la chiama Marina, il suo nome azteco è completamente diverso. Con questa Marina, Cortés avrà anche dei figli che possono essere considerati i primi messicani moderni, no? Frutto di un incrocio tra spagnoli e popolazione locale. Marina impara lo spagnolo, è la compagna di Cortés, rivela a Cortés ogni tipo di informazione utile sugli aztechi, ma anche le loro debolezze, per esempio, ricordate, la loro credulità religiosa. Gli aztechi inizialmente non combattono contro gli spagnoli e subiscono anche dei soprusi perché li considerano inviati dagli dèi, degli esseri divini. Le armi da fuoco sembrano qualcosa di divino, ma anche i cavalli, loro non avevano mai visto i cavalli. Inizialmente gli aztechi pensano che l'uomo e il cavallo che l'uomo monta siano un'unica entità, quindi sono delle divinità, no? Che poi si dimezzano, possono staccarsi uomo e cavallo, rimettersi insieme. Vabbè, poi capiscono che i cavalli sono degli animali, ma pensano che siano degli animali divini. Marina riferisce a Cortés questa diceria e Cortés alimenta questa diceria. Quando un cavallo muore, oppure lo uccidono apposta per fare questo, gli fanno un funerale con tantissimi onori, onorandolo come se fosse un dio, capite? Al cavallo, facendo assistere al funerale alcuni dei nativi che quindi vanno a riferire, evidentemente questi cavalli sono divini. Molti aztechi, abbiamo detto già l'altra volta, stavano aspettando il ritorno della loro divinità benigna Quetzalcoatl, costretto ad allontanarsi dalla società degli uomini, dalle divinità maligne, ma che comunque aveva promesso di tornare. Quindi inizialmente gli aztechi vedono gli spagnoli come emissari, come ambasciatori del dio Quetzalcoatl e appunto sapendolo, Cortés abilmente rinforza questo tipo di questa credenza. Questo succede soltanto all'inizio, poi ovviamente gli aztechi capiscono che gli spagnoli sono uomini come gli altri, però anche questo può aver contato. In ogni caso, gli spagnoli si procurano degli alleati locali. Adunque, Pizarro invece conquista l'impero Incas. Francisco Pizarro con il suo secondo Diego Almagro
partono da Panama, quindi dalla parte occidentale dell'America. Ricordate che Panama era stata, ne abbiamo parlato, costruita sul Pacifico, no? Quindi stavano sul Pacifico. Quindi gli spagnoli da Panama sul Pacifico iniziano a navigare lungo le coste occidentali dell'America e anche dell'America meridionale. Pizarro e altri, Pizarro e Almagro, organizzano una spedizione perché hanno saputo dell'esistenza della Florida, ricca, anche qui ricca d'oro, civiltà degli Inca, oppure Incas, potete dire in tutti e due i modi, però forse è preferibile Inca. Quindi da Panama, con poche navi, credo soltanto 3 navi e soltanto 185 uomini, cioè all'inizio anche qui, come nel caso di Cortés, si tratta di pochissimi uomini, sbarcano in Perù. Sbarcano in Perù, nella parte nord del Perù, a nord della capitale Cusco, e si incamminano sulle montagne. Anche qui hanno il vantaggio decisivo delle epidemie che falciano le vite degli Inca. Questa volta pensate che gli spagnoli vengono preceduti dal vaiolo. Prima ancora di arrivare a contatto con gli Inca, il vaiolo si diffonde perché qualche indigeno l'aveva preso in precedenza e aveva contagiato tutti. Quindi quando arrivano nelle città degli Inca, gli Inca stanno già morendo di vaiolo, d'accordo? E quindi l'imperatore, che si chiama Inca, quindi Inca è sia il nome del popolo sia il titolo dell'imperatore, l'Inca, cioè l'imperatore, in quel momento è Atahualpa. Esattamente come nel caso degli Aztechi, l'impero degli Inca era la sua massima potenza, si era espanso, era molto potente, però in quel momento stava attraversando un momento di difficoltà. Perché? Perché era scoppiata una guerra civile tra Atahualpa e suo fratello Huascar. Atahualpa stava vincendo questo scontro, aveva imprigionato, aveva catturato suo fratello Huascar e aveva conquistato la capitale Cusco. Comunque la guerra non era finita. Cosa fa ovviamente Pizarro? Pizarro si allea con i seguaci di Huascar. Huascar è prigioniero, ma Pizarro si allea con i seguaci e con le città che ancora stanno dalla parte di Huascar. Sostiene che Huascar è il legittimo imperatore degli Inca, e che Atahualpa ha usurpato il suo trono e quindi merita la condanna a morte, d'accordo? È una scusa come un'altra per andare contro l'imperatore, per andare contro l'imperatore Inca. E allora che succede? E nel 1532 l'esercito, e poche centinaia, i soldati di Pizarro si incontrano con i soldati dello stesso Atahualpa in una città, attenzione, che non è Cusco, è una città più a nord di Cusco, a metà strada tra Cusco e Quito. Ricordate Quito, la capitale dell'Ecuador a nord, che era stata conquistata dagli Inca? Nel mezzo tra Cusco e Quito c'è questa città che si chiama, vediamo se riesco a scriverlo, a pronunciare correttamente, Cajamarca. I due eserciti si fronteggiano nella piazza principale di Cajamarca. Da una parte centinaia di soldati di Pizarro, dall'altra migliaia e migliaia di soldati degli Inca, comandati dall'Inca, cioè dall'imperatore Atahualpa. Doveva essere, così era stato stabilito inizialmente, un incontro pacifico, una discussione, d'accordo? Che cosa succede? Però, con una scusa, la discussione si trasforma in uno scontro e in cui, grazie anche appunto alla superiorità delle armi da fuoco, i soldati di Pizarro riescono a sconfiggere i soldati Inca, a ucciderli, a farne strage proprio con grande ferocia e a catturare l'imperatore Atahualpa. Perché un incontro che avrebbe dovuto essere pacifico si trasforma in una battaglia? Qui c'è una storia particolare che può essere utile raccontare, può essere istruttivo raccontare. La storia differisce in alcuni particolari a seconda di chi la racconta. Differisce un po' in alcuni particolari a seconda del fatto che sia raccontata dalle fonti spagnole o dalle fonti degli Incas, cioè le fonti dei nativi
raccontano qualcosa di un po' diverso, però fondamentalmente la cosa dovrebbe essere così. I due eserciti si fronteggiano nella piazza principale di Caamarca. Cosa succede? Pizarro, che ha i suoi sacerdoti al seguito, ricordate che l'evangelizzazione è una cosa molto importante e gli spagnoli la perseguivano con accanimento. Gli spagnoli pretendevano la conversione forzata degli indigeni e se non gli indigeni non si volevano convertire, spesso venivano uccisi anche per dare l'esempio agli altri. Quindi imponevano il cattolicesimo. Allora, uno dei sacerdoti che era al seguito di Pizarro, si capiscono ovviamente attraverso degli interpreti, si comprendono attraverso la traduzione di alcuni interpreti, uno dei sacerdoti spagnoli si rivolge all'imperatore Atahualpa e gli dice: convertiti, sottomettiti alla vera religione, a Gesù Cristo, brandisci anche una Bibbia, vedi, qui c'è la verità, qui c'è la verità su Gesù Cristo è il vero Dio, abbandona le tue divinità, sottomettiti, inginocchiati, ti devo battezzare. La cosa ovviamente è piuttosto assurda perché ovviamente Atahualpa non aveva mai sentito parlare del cristianesimo e risponde garbatamente: io la mia religione, risponde anche, io non ho altro Dio se non il sole, non ho altro Dio se non il sole, non riconosco altri dei se non il sole. Già qui il sacerdote inizia ad arrabbiarsi, poi il sacerdote chiede a Atahualpa di inginocchiarsi e di sottomettersi al re e imperatore di Germania. All'epoca, vi ricordate, era Carlo V. Atahualpa dovrebbe dichiararsi insieme a tutti i suoi sudditi cittadino della Spagna, cittadino di Carlo V, suddito di Carlo V, un re di cui non aveva sentito mai parlare. E infatti Atahualpa risponde: guarda, che anch'io sono un gran signore, sono un imperatore, perché dovrei sottomettermi a un altro imperatore che io non conosco? Perché dovrei sottomettermi a una religione che io non conosco? Il prete si arrabbia, il sacerdote si arrabbia, inginocchiati, sottometti, fatti battezzare, qui c'è la verità, lui scuote la Bibbia, no? Il Vangelo, qui c'è la verità, qui Gesù Cristo parla. Ricordate che gli Inca non avevano la scrittura, non conoscevano i libri, quindi ovviamente questo Vangelo, questa cosa che qui Gesù Cristo parla, qui c'è scritta, qui c'è la verità, no? Dice il sacerdote brandendo, scuotendo il Vangelo, un oggetto rispetto al quale, come abbiamo visto, con il quale Atahualpa non aveva alcun tipo di familiarità. Atahualpa prende il Vangelo, lo accosta, attenzione, alle orecchie, lo fa vibrare, lo scuote come faceva allo stesso modo il sacerdote, e Atahualpa dice: ma io non sento niente. Capite? Atahualpa aveva anche senso dell'umorismo. Il sacerdote gli aveva detto: qui c'è la verità. Allora, Atahualpa pensava che forse da quell'oggetto, dal libro, dal Vangelo, si dovesse udire qualcosa, no? Quell'oggetto parlava, ti diceva la verità. Lo mette vicino all'orecchio e dice: ma io non sento niente, no? Perché non sa che è un libro, non sa che cos'è la scrittura. A questo punto le fonti divergono. Secondo le fonti spagnole, Atahualpa avrebbe gettato il Vangelo per terra, l'avrebbe calpestato per denigrarlo, per profanarlo, per umiliarlo. Secondo le fonti Inca, Atahualpa non avrebbe fatto nulla del genere. In ogni caso, il sacerdote inizia a urlare: eretico, demonio, vergogna, ha insultato Gesù Cristo, merita di morire, e così via. E allora questa è la scusa per gli spagnoli, per ovviamente la scusa per scatenare la battaglia. Gli spagnoli vengono massacrati, attenzione, lo stesso Atahualpa viene catturato. E anche qui, come nel caso degli Aztechi, privi del loro imperatore, gli Inca non sanno bene che cosa fare.
Pensate che Pizarro chiede un riscatto per liberare l'imperatore, per liberare Atahualpa. Gli Inca sono pieni d'oro. Pizarro entra in una grande sala di uno degli edifici degli Inca, traccia una linea sul muro a una grande altezza e dice agli Inca: riempite questa sala di oggetti d'oro fino a questa linea. Ovviamente si tratta di un quantitativo d'oro enorme. Altrimenti io non rilascerò il vostro imperatore. Cioè chiede un riscatto in cambio del rilascio di Atahualpa. Gli Inca portano veramente una quantità enorme di oro e soddisfano la condizione, riempiono la stanza. Ma ovviamente, avete già capito, Pizarro non rispetta la promessa e fa uccidere, fa decapitare Atahualpa. Pensate che Atahualpa viene sottoposto al battesimo forzato prima di essere ucciso, così lo uccidono, però gli salvano l'anima, non lo mandano in paradiso. Atahualpa chiede di non essere battezzato, dice: io voglio morire nella mia religione, mantenendomi fedele alla mia religione, alle mie divinità, alla religione del mio popolo, alla religione della mia tradizione. Niente, questa richiesta non viene ascoltata. Atahualpa viene battezzato contro la sua volontà e poi viene decapitato. Atahualpa aveva mostrato una grande intelligenza durante il periodo della prigionia, aveva imparato molto facilmente lo spagnolo, giocava a scacchi con gli stessi soldati spagnoli, aveva imparato a giocare a scacchi, era una persona, una grande intelligenza, una personalità, non era un selvaggio, capite? Non era un animale. Gli Inca nel frattempo morivano di malattie portate da questi maledetti spagnoli, da questi maledetti conquistadores. E non avevano alcuna difesa di fronte alle malattie. L'impero Inca crolla anche perché i pochi soldati di Pizarro vengono poi raggiunti da sempre maggiori rinforzi da altri avventurieri che però non accettano l'autorità di Pizarro, cioè c'è una situazione completamente anarchica e certamente le leggi spagnole non vengono minimamente rispettate. Nel 1533, l'anno successivo, Pizarro entra anche a Cusco, la capitale degli Inca, la conquista. Succede di tutto, gli spagnoli iniziano poi ad ammazzarsi tra di loro, allucinati proprio dalla voglia di fare bottino, di prendere più oro possibile. Pensate che gli stessi Pizarro e Almagro restano uccisi da altri spagnoli che si scannano tra di loro, oltre a massacrare gli indigeni, a volte uccidendo, lo vedremo nella prossima lezione, a volte uccidendo senza motivo bambini in maniera crudele per il gusto di vederli morire, una cosa veramente terribile. Questa ferocia veramente illimitata, gli spagnoli la rivolgono anche contro loro stessi, si ammazzano tra di loro, diventano predoni, assassini. Diventano senza onore loro che si vantavano di essere cavalieri della crociata con appunto un senso dell'onore, diventano degli assassini, dei predoni, delle bestie feroci senza alcun'ombra di onore, senza alcun'ombra di valori cavallereschi. Così vengono distrutti questi due imperi. L'impero Maya, peraltro in decadenza, vi ricordate, viene conquistato più o meno allo stesso modo. Non parlo adesso della conquista e della sottomissione dell'impero Maya, anche perché la maggior parte dei libri di testo per le scuole non ne parla. Però, insomma, avviene più o meno nello stesso modo, è inutile dire tutto, l'importante è capire appunto che cosa sta succedendo e l'abbiamo visto anche con degli esempi, anche con dei dettagli, no? Con dei dettagli andando proprio anche nel particolare per cercare di capire la mentalità di questi conquistadores che non rappresentano la Spagna. Sfuggono totalmente al controllo del re di Spagna. Carlo V non avrebbe assolutamente voluto che gli indios fossero sottomessi, così schiavizzati, massacrati senza motivo. Carlo V voleva che gli indios fossero cittadini spagnoli come gli altri, magari certo come dei contadini che devono
obbedire al vassallo, un regime di feudalesimo simile a quello europeo. Lo diremo la prossima lezione, credo sarà l'ultima, su questo argomento. E quindi abbiamo visto la conquista del Messico, dell'America centrale, degli Inca, la distruzione di queste civiltà, vengono saccheggiate, del loro oro distrutte, i loro edifici completamente distrutti, la loro economia distrutta, anche le basi della loro alimentazione, le colture vegetali vengono mandate in rovina dagli spagnoli, che certo non mangiavano patate o fagioli o pomodori, mangiavano carne. Infatti importeranno bovini dall'Europa, lo vedremo. Nella prossima lezione concludiamo vedendo, al di là e dopo questi conquistadores, come si organizza l'impero coloniale spagnolo nel centro e nel Sud America, nel momento in cui soprattutto finalmente la Spagna riesce a imporre la sua legge, finalmente la Spagna con grandi difficoltà riuscirà a controllare gli avventurieri, i propri cittadini che sono andati lì a distruggere e depredare. Ci vediamo quindi una prossima volta, credo per un'ultima lezione. Grazie se mi state seguendo, arrivederci.